Nell'ottava giornata del campionato di Serie D, girone F, allo stadio Bruno Abbatini, il Pineto pareggia a reti bianche. Prossimo turno, derby incandescente contro il Chieti allo stadio Mariani Pavone. Calcio d'inizio per i padroni di casa, il match inizia con i castellani che spingono forte, Secli pesca Ferri Marini che schiaccia a terra alto col brivido per Mercorelli e compagni. La partita inizia subito con ritmi alti, con i 22 giocatori in campo che provano a mettere la freccia del sorpasso da una parte e dall'altra. I ragazzi di Daniele Amaulo crescono su corner, sale in cielo Nonni con Santilli che risponde da gran campione. Alla mezz'ora, brutto episodio in campo, scintille tra Ferri Marini e Di Filippo. Iuri Gallorini di Arezzo ammonisce due giocatori. La gara si innervosisce con cartellini gialli da ambo le parti e pochi episodi degni di nota. Nella ripresa la contesa inizia subito forte con il copione della prima frazione. Secli impatta, Mercorelli risponde dalla parte opposta, Nonni da attaccante aggiunto colpisce, pallone in corner. Al quarto d'ora l'11 di mister D'Antoni a millimetri dall'1-0, su azione insistita, missile di Borrelli, il legno salva gli abruzzesi. Ancora la Cinzia al Balonga vuole i tre punti, azione tambureggiante in area, Secli a giro da posizione ghiotta sul fondo. Risponde il Pineto, lo sicco Pennella, Giabbè in coccia ma il palo salva Santilli. Non succede più nulla, Cinzia il Balonga e Pineto si dividono la posta in palio pareggiando a reti inviolate. Una partita equilibrata, incontriamo una squadra forte costruita per vincere il campionato. E lo 0-0 forse non rispecchia l'andamento della gara perché sono state diverse occasioni, un palo a testa, qualche giocata sbagliata negli ultimi 16 metri, qualche conclusione non è andata a buon fine, quindi le due squadre si sono espresse secondo me dal punto di vista con un buon gioco e si sono equivalse sia per numero di occasioni che per lo sviluppo del gioco, quindi noi accettiamo questo pareggio perché su un campo difficile e con una squadra forte. Ma gli attaccanti hanno fatto bene, è chiaro che Allegretti è un giocatore importante per noi. Siamo partiti un po' contratti, la Balonga pressava alto e ci aggrediva, noi non riuscivamo a giocare palla. Poi man mano abbiamo preso fiducia e convinzione e abbiamo guadagnato campo. Già nella seconda parte del primo tempo ci siamo resi pericolosi con diversi calcio d'angolo, qualche posizione dal limite. Abbiamo insediato in più di un'occasione l'Alba Longa. Secondo tempo c'è stato qualcosa un po' più a vantaggio nostro, però poi, ripeto, nell'arco di 90 minuti il pareggio rispetto a quello visto in campo. Sì, diciamo è stata una partita di Serie D, come chi fa questa categoria conosce, una partita di grande intensità, ma anche con buone giocate. Io credo che Cinzia Balonga abbia fatto una buona partita, potevamo portare a casa il risultato pieno, ma in questo momento il nostro percorso ci lascia guardare a questa prestazione con fiducia, abbiamo bisogno di riscattare un momento dove non siamo stati molto lucidi e quindi oggi siamo felici di questa prestazione, il risultato secondo me ci sta un po' stretto, però incontravamo una squadra forte, una squadra che veniva da tre vittorie consecutive e che sicuramente lotterà fino alla fine per i primi posti di questo girone.